Hey Day, il gioco Supercell che è risorto dalla tomba, tornando tra i primi giochi nelle classifiche degli store. Il gioco è molto rilassante e soprattutto intrattenente. Ci sono sempre molte cose da fare: piantare il grano, raccoglierlo, trasformarlo in mangime, dar da mangiare agli animali. Insomma, non ci si ferma mai, ed è questo uno dei suoi punti di forza. Ma ci avete mai pensato che magari in questa fattoria ci sia qualcosa di più? Qualche mistero nascosto? Io sì, e oggi andrò a esporvi e a spiegarvi questi enigmi per voi. Prima di continuare con il video, vi ricordo gentilmente di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. E vi avviso che stasera saremo proprio in live su Day per giocare insieme e darci una mano vicenda. Il gioco si presenta a noi con una grafica e delle animazioni molto cartunesche e molto simpatiche da vedere. I grandi occhi dei polli e le varie espressioni degli animali rendono il tutto più animato e intrattenitivo. Come esempio posso farvi la pecora che ogni tanto si guarda intorno con uno sguardo sospetto, per poi tornare normale. L'ambiente di gioco quindi è molto curato e si vede dal fatto che ogni animale quando ha fame ha un'animazione unica. L'ambientazione della fattoria è molto ispirata e riesce a dare al giocatore proprio la sensazione campagnola, che però in certi casi a mio avviso scema, con vari edifici come la macchina dello zucchero, ma per il resto è tutta un'avventura da vivere. Il fatto che ci si possa aiutare anche tra amici lo rende ancora più entusiasmante. Ma come ho detto prima, nel gioco ci sono cose che secondo me non tornano e che potrebbero dare un senso al gioco. Ora vi spiego. Nell'introduzione del gioco ci viene detto da nostro zio che lui andrà in pensione e che la fattoria pertanto sarà nostra. Perciò il protagonista scappa dalla città e arriva alla fattoria, che però sembra non essere stata abitata per anni. Il che sembra molto strano. Se ci ha mandato la lettera, vuol dire che se ne sia andato da poco dalla fattoria, ma questo non risulta così. Infatti, quando arriveremo lì ad accoglierci ci sarà Uriker, uno spaventapasseri. Se davvero avesse voluto lasciarci la sua fattoria in eredità, non sarebbe stato più normale se fosse stato lui ad accoglierci? E poi, perché siamo stati accolti da uno spaventapasseri parlante? Come potete ben vedere, già dall'inizio del gioco ci sono tantissimi enigmi, ai quali apparentemente non abbiamo risposta. Non è detto che però lo zio vivesse dentro la fattoria malandata, ma allora non avrebbe senso che ci lasciasse l'accesso ad essa solo dopo il suo ritiro. Restate collegati fino alla fine, perché nel finale vi svelerò la verità su questi enigmi. Però prima devo continuare ad esporre altre cose strane. Vi ho parlato prima degli animali e delle loro uniche animazioni, ma proprio questi animali hanno un non so che di strano. I loro comportamenti non sono quelli di un animale normale, ma anzi, i maiali scodinzolano come cani, le mucche guardano male il giocatore quando premi il recinto, i maiali invece si sollevano e salutano come esseri umani, e persino le pecore nel mentre le guardi hanno quell'attitudine losca. Niente sembra normale, nemmeno la crescita degli ortaggi. Cosa voglio intendere? Non prendetemi per pazzo, so che è solo un gioco e che è fatto per divertire ed intrattenere. Ma mi risulta strano che tali ortaggi non abbiano bisogno di acqua o concime per poter crescere rigogliosi e velocemente. Io questi fatti li considererei come indizi sul perché questo mondo sia così strano. Nel gioco incontriamo spesso anche altre persone che vengono a fare delle richieste per dei prodotti, uno dei quali è Greg, il nostro vicino, il quale, a differenza della fattoria dello zio, ha una super fattoria dove ha sbloccato tutto o quasi tutto. Come mai questa differenza tra due vicini? E se pensiamo che sia finita qui? Beh, ho scoperto che nell'area della pesca ogni tanto appare un fantasma. Perciò i misteri di questo gioco sono tantissimi ed è il momento per me di darvi una mia versione dei fatti. Non vi nascondo niente e vi dico che secondo me lo zio ci ha regalato a sua detta la fattoria. L'ho fatto non perché sia andato in pensione, ma perché l'ha abbandonata da tempo, nel mentre il vicino Greg ha continuato beatamente la sua vita in fattoria, migliorando più che poteva. Questo spiega la differenza tra le due fattorie. Però, perché lo zio ha deciso di abbandonare la fattoria? Le ragioni potrebbero essere molteplici, ma quella che più calza a pennello, secondo me, è il fatto della stranezza del luogo. Cosa voglio dire? Beh, ritorniamo agli animali di prima. Sono inquietanti, sembra quasi che ti guardino tutto il tempo e che ti controllino. Ma oltre a questo, anche solo il fatto che esista lo spaventapasseri parlante e che è in grado di muoversi. Tutto ciò l'ho spinto a decidere di abbandonare la fattoria e lasciarla a noi. Ma ora parliamo della vegetazione. Come mai è così propensa a crescere anche senza acqua o fertilizzante?
E come mai riescono a crescere così tanti tipi di ortaggi e di piante? Per rispondere a questa domanda dobbiamo, secondo me, andare nel passato. Ovvero dobbiamo chiederci se è possibile che ci sia stato qualcosa che ha modificato la terra e il sottosuolo dell'area, nella quale è presente la fattoria. Secondo me è possibile che in passato sia successa una catastrofe, magari un qualche disastro nucleare il quale abbia influito in maniera negativa sul terreno, che ora dà vita e continuerà a dare vita a prodotti probabilmente contaminati, il che vorrebbe dire che tutte le persone che acquistano da noi mangeranno anche loro prodotti altrettanto contaminati. Detto questo, potrei darvi un'altra ipotesi, qualcosa che potrebbe ricollegarsi a Clash of Clans, ovvero che anche qui nei sottosuoli ci sia l'elisir, il quale dà forma a questi strani animali e piante. Tornando a parlare degli animali, così si spiegherebbe perché sono così tanto strani, anzi sembrano quasi intelligenti. Questo perché, grazie alle scorie chimiche o grazie all'elisir dentro le piante e quindi al mangime, loro siano riusciti a sviluppare nuovi sensi e strane abitudini. Per quanto riguarda invece Wreaker lo spaventapasseri, è possibile che anche lui, in questo caso, sia una creazione di questi strani effetti successi nel passato. Ma ricordate che tutto questo è solo una teoria e una mia speculazione. Ma come al solito, voglio riassumere in maniera breve per far capire meglio il concetto. Siamo venuti a sapere che lo zio ci ha lasciati la fattoria, ma questo perché è stata abbandonata da tanto tempo, dato le condizioni della fattoria. E sappiamo che la vegetazione e gli animali sono strani. Questo perché nel passato è avvenuta una catastrofe, forse nucleare, che ha modificato permanentemente il terreno. Questo sarebbe anche il motivo per il quale lo zio ha abbandonato la fattoria. L'altra ipotesi è invece che nei sottosuoli vi sia presente l'elisir, come in Clash of Clans. Ed è grazie a quest'ultimo che le piante e gli animali siano così strani. Perciò, questi grandi misteri della fattoria pian piano si stanno risolvendo. Io con quest'ultima affermazione vi posso dire che il video è finito qua. Voi fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate nei commenti e ditemi se volete altri video riguardanti Heyday. Vi ricordo l'iscrizione, il mi piace e di seguirmi nei social in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!